In giro per la città, nelle periferie, una situazione davvero incredibile qui a Paolo VI in Viale 2 Giugno. Io sapevo, conoscevo la realtà di Taranto, ma vedere una schiera infinita di cassonetti completamente traboccanti, qui c'è gente che giustamente urla il degrado totale, e c'è un abitante del quartiere Paolo VI, Paolo Dauria. Ecco, si sente in presa diretta mentre si grida il degrado, e ha pienamente ragione la persona qui di fronte. Dicevamo, Paolo Dario, un abitante della zona, una persona che ci mette il cuore, che si espone. Allora, Paolo, sinceramente, vedere un quadro del genere, cassonetti traboccanti che non vengono svuotati, la gente giustamente conferisce i rifiuti, ma trovandoli già pieni, traboccanti, si vede costretta a metterli accanto, e siamo in una situazione igienica gravissima. Beh, Luigi, che dire, ogni giorno la situazione è sempre così, i cassonetti non vengono quasi mai raccolti, Svuotati. svuotati. Ci sono quasi 41 gradi e come si può vedere l'odore non è di quelli apprezzabili. Tanto più, meno male che la telecamera non può rendere. Per di più si fanno delle raccolte differenziate che si può dire che a Taranto sono completamente inutili, perché fare raccolta differenziata che significa raccogliere ed essere premiati, significa avere dei scali sulla Tari, cioè un cittadino non può pagare la Tari aumentata forse del 4% E e trovarsi poi poi uno trovarsi tutto scempio. questo scempio qui. Ecco Paolo, ma io dico, no, qui i cittadini di Taranto dovrebbero essere tutti uguali, non devono esistere i cittadini di serie A e i cittadini di serie B. Ma guardando, qui sembra di essere, non so, in un paese del terzo mondo. Non dobbiamo scandalizzarci, no? Parlando di paese del terzo mondo. Questa è una città del terzo mondo, perché solo nel terzo mondo si vedono queste cose. Dovrebbero scendere, stare meno dentro al comune Dentro gli e uffici dentro gli di meno. uffici, e scendere di più e controllare e rendersi conto della zona, ma non solo qui a Paolo VI, come Tamburi, Taranto città, il Borgo, E tutta la città Tramontone, è Talzano. diventata una periferia degradata, Sì, paradossalmente, compreso il borgo. perché non si possono fare pulizie extra solo quando ci sono le navi da crociera. E anche non puoi neanche riuscire a fare tutto in 3-4 ore. Le pulizie vanno fatte giorno per giorno e rendere una città pulita. Questa è una situazione, come dire, che si è incancrenita, si protrae, perché questi rifiuti fermentano e stanno qui da giorni e giorni e giorni. Quindi, come dicevi tu giustamente, l'effetto caldo crea una situazione esplosiva. Qui, ripeto, si rischiano infezioni. Io non Infezioni voglio soprattutto. esagerare, ma qui il Dipartimento di Prevenzione deve intervenire, assolutamente. Che dire? Secondo me si parla Di semina di della rinascita. semi della rinascita, ma non ci siamo. La rinascita non so dove la vede. Beh, abbiamo un sindaco fantasma, un sindaco che vive di rendering, vive di annunci, vive di conferenze stampa, vive di progetti chiaramente belli presentati in 3D, in dimensione appunto attraverso la virtualità, e poi abbiamo la realtà concreta, quella di tutti i giorni. Il cittadino, caro Melucci, paga le tasse. Paolo, tu paghi le tasse, i cittadini Certo, di Paolo VI pagano certo. le tasse, la Tari è arrivata alle stelle, per avere che cosa? Questo letamaio, questo schifo? Ma non si parla solo di immondizia. Basta guardare alle spalle, abbiamo dell'erba secca, tra cui alta, che con queste temperature si va a prendere fuoco. Basta un bozzicone di sigaretta. Succede il macello qui. Sono incendi non di metri, chilometrici. E stiamo parlando di 39 cassonetti, li ho contati uno alla volta, uno più traboccante dell'altro, uno più putrescente dell'altro. Questa è una città del terzo mondo. E allora, da Paolo VI è tutto, ritorneremo qui a Paolo VI, ritorneremo, cioè andremo nelle varie zone della città, perché io però una cosa veramente così l'avevo vista pochissime volte in vita mia.
dice giustamente la persona, meno male che siete venuti. Qui c'è il sentimento, quello che Manzulli chiama il sentiment, il sentimento, proprio lo stato d'animo del cittadino che si sente abbandonato, che si sente figlio di nessuno. Hai capito, Melucci? Dimettiti per il bene di Taranto, sparisci politicamente.